Successo netto e meritato, 6-2 risultato finale per il CGC nel posticipo casalingo contro il Prato. Per i bianconeri c'è quindi la conferma in testa alla classifica della massima serie. Primo tempo con due occasioni in apertura per Motaran al terzo e al quarto minuto, parate da Gianassi che si ripete su Palagi al quinto e su Enrico Mariotti all'ottavo su rigore. Dopo un salvataggio sulla linea di Gianassi al nono, arriva il vantaggio per il CGC, segna Motaran infilando dal limite sotto la traversa. Il Prato reagisce, colpisce il palo con Bertoldi e pareggia con Amato, che ruba palla ed insacca all'undicesimo. Il CGC mantiene la superiorità e Gianassi salva più volte la propria porta. Dalla parte opposta, Barozzi è bravo a bloccare due contropiedi di Amato al 20 e al 23esimo, intervallati dalla traversa di Alessandro Bertolucci. Prima dello scadere c'è il 2-1 di Enrico Mariotti al 24esimo con un rasoterra dal limite e il tiro diretto del decimo fallo parata da Alessandro Bertolucci. La ripresa si apre con il palo di Orlandi in girata, seguito dalla rete di Mirko Bertolucci al sesto. All'undicesimo Orlandi infila di forza dal limite e subito dopo si vede parare un rigore dall'ottimo Gianassi. Nel finale l'ex Muglia impegna più volte Barozzi e dopo il 5-1 di Mirko Bertolucci su bella triangolazione è proprio il viareggino del Prato a segnare riprendendo un rigore parato dal portiere bianconero. Prima dello scadere segna anche con pieno merito Alessandro Bertolucci che supera il nuovo entrato Roberti, era assente dal Zotto, infilando il tiro diretto del 15° fallo. Per la squadra di Massimo Mariotti tre punti importanti in una partita temuta dopo le fatiche di Eurolega. Prossimo turno con un altro derby, quello della Versilia, sabato prossimo al Palasport di Vittoria Puana contro i cugini dell'Alimac Forte dei Mar-